chasing down a beautiful dream. Won't you come dream with me now? Sei qui, bene, ascolta. La loggia fa arrivare dei convogli in città e nel prossimo c'è la mia Koenigsegg con della tecnologia extra installata. Tu e i tuoi amici la riprenderete per me, ok? Perché dovremmo farlo? Primo, me lo dovete. Secondo, lascerò che il tuo amico Rav gli dia un'occhiata prima di ridarmela. Non servono altri motivi. Ci stiamo. Sì. Allora, ecco che farete. Il camion con la Koenigsegg supererà i confini della città tra 2 ore. Intercettiamolo e prendiamo il carico. Farà parte di un convoglio? Cosa hai in mente? Una toccata e fuga. Fatemi arrivare al camion e io penserò al resto. Rav, hai trasformato la Mustang in un'auto da fuga? Sì, l'ho blindata come volevi. Incassa da campione e restituisce con gli interessi. Ottimo. Mac, tu e Rav avete preparato il drone? Sarò la vostra visuale dall'alto. Ok, mostriamo alla loggia che siamo tornati. Forza, andiamo a prenderci una hypercar. Il drone è online, cerco il convoglio. Raggiungete il punto di ritrovo. Non so cosa le abbia fatto Rav, ma la Mustang sembra solida e massiccia. Come se fosse pronta per sfondare. Va bene, ricordati. La loggia avrà delle auto di scorta al convoglio. Quindi dovremo sbarazzarci di loro. Portami al camion prima che raggiunga il tunnel di Amber Valley e siamo a cavallo. Non avranno sorveglianza aerea nel tunnel. L'ideale per una toccata e fuga. Piano perfetto. Nel caso peggiore, improvvisiamo, no? Non sarà necessario. Mac, da quanto conosci Jess? Lei ha sempre un piano B. Oh, è un piano C, un piano D, oh, un piano E. Puoi dirlo a volte. È bello riaverti tra noi. Insieme faremo scintille, Jess. Non sono qui per i brividi, Mac. Sono qui per lavoro. E ci divertiremo. Davvero, ragazzi. Voglio aiutarvi ad arrivare a Rush. Nient'altro. Uh-huh. Dico sul serio. Abbiamo capito, Jess. Siamo. Devo arrivare al camion prima che entri nel tunnel. La
loggia non ci farà avvicinare. Dobbiamo eliminare quelle auto. Con piacere. Fuori una, avanti un'altra. È così che mi piace. Prendiamo quel carro. Mac, c'è altro diretto verso di noi. Tutto libero. Jess, pronta? Portami in posizione. Mi ha frenato davanti. Lo prenderemo. Ma che diavolo? Questo tipo è fuori di testa. C'è qualcosa di più grosso in ballo. La loggia non si spreca solo per un altro. Che facciamo? Nuovo piano, dimentica il tunnel. Lo prendiamo prima che arrivi in città. Ehi, ma lo vedete anche voi? Vediamo e sentiamo. Rinforzi, hanno rinforzi. Li vedo. Falli fuori, ta. Piuttosto. Sono dei maledetti carri armati. Li sistemeremo comunque. Altre auto della loggia verso di voi. Ce la faremo. Forza, sbarazzati di loro. Sento un bel po' di brusio della polizia. Abbiamo attirato l'attenzione. Bene, allora diamoci una mossa. Dai, Tyler, falli fuori. Scorta eliminata. Mac? Sì, il camion è vostro. Il collezionista impazzirà quando saprà che gli abbiamo preso il nuovo giocattolo. Vendetta, baby. Non ce la farai da dietro. Qual è il piano, Jess? Non lo so. Portami più vicino. Vedo qualcosa. Jess, mi è venuta una brutta idea. Mac? C'è una scala. Sali dalla destra. D'accordo. Dai. Vado in posizione. Che fai? Vai in posizione. Allora, Jess, come ti sembra? Sai quando premi l'acceleratore e il motore romba per un secondo? Oh, sì! Ecco, è così, solo che non smette mai. Oh,
non vedo l'ora di guidarla. No, Mac, la Koenigsegg andrà allo scommettitore non appena Rav le avrà dato un'occhiata. Ah, perché non riesco mai a guidare auto così? Ehi, Mac, lo sai, avevi ragione. Sì? È divertente. Ah-ah! Sei quasi, Jeff! Rav, c'è Jeff! Cosa? Dicela! Peccato non poterla guidare! Questa è una vera bomba! Portatela nel garage. Diamo un'occhiata sotto il cofano. Voglio capire cos'ha di tanto speciale prima di rispedirla a Will. Hai perso l'auto. Uno spiacevole fallimento che non deve ripetersi. Chiunque sia stato, lo troverò. Te lo posso assicurare. I miei investitori sono impazienti. Ti ho tirata fuori dal barrio perché pensavo fossi affidabile. E lo sono. Me lo auguro. Quello che c'è sotto quel cofano vale più della tua vita. Spero non sia opera tua, Morgan. Tyler, i miei uomini hanno preso la reghiera. Miller ha devastato l'assetto e i freni con la sua guida, ma non glieli addebiterò. Che generosità. Vero? Ascolta, dobbiamo vederci. Come? Ora? Sì, ora. Vieni in centro, ci vediamo da me. Casino Elysium, sul retro. Ehi, Ty, sono Rav. Ho bisogno che Mac mi porti una cosa. So che gli piacerà. Diglielo quando lo vedi. Rav, una mini JCV Countryman? Cosa hai in mente? Portala all'aerodromo, vedrai. Senti che ruggito. Ah! Che ci facciamo? Proveremo una nuova versione per un cliente. Vuoi che ti aiuti a provare un'auto? È un assetto da speed cross. Eh? Uno speed cosa? Speed cross, dai, mai sentito? È tutto un insieme di velocità, derapate, salti e distruzione. È molto popolare a Palm City. Peccato che sia roba costosa. Sentirebbe uno sponsor. È fatto apposta per me. Ha tutto quello che mi piace. Per questo ho chiesto a te di aiutarmi. Vieni all'aerodromo che ti metto all'opera. Cosa devo cercare? Un buon equilibrio tra terapate e fuoristrada. Deve fare salti epici e poter lasciare il segno sull'asfalto. Hai descritto l'auto dei miei sogni. Com'è l'auto? Uno spettacolo! Come procediamo? I
giudici dello speedcross danno punti per stile e velocità. Vai più forte che puoi e fa salire il punteggio. Ok, due belle fette di stile e velocità in arrivo. Ma questa è una vera sciccheria. È la mia pista di prova per speedcross. Dovrebbe offrirti la giusta miscela di salti e derapate che rende lo speedcross tanto estremo. Hai tre giri, mostrami che sai fare. L'auto sembra essere ok, continua. Dai, stiamo andando così bene! C'entra questa derapata, Mac! E vai!
Bella prova, Mac. Sembra reggere bene. Vediamo come va su un percorso più lungo. E devi chiederlo. A prova di manomissioni. Non vedevo niente del genere dai tempi di Singapore. Cosa diavolo ci fa la loggia con quella tecnologia? Non lo so, ma tenete gli occhi ben aperti. Ok, Rav, ora inizia lo spettacolo. È il mio momento! Per farmi qualificare. Ok,
Decollo! Sei un talento, lo sapevo. Ho tutti i dati che mi servono per potenziare l'auto. Andiamo, Rav, non lasciarmi in sospeso. Mac, solo un'auto sponsorizzata può sperare di avvicinarsi allo Speedcross. Puoi essere tu il mio sponsor. Mi dispiace, Mac. Non è così che funziona. Mac, sto per far avverare il tuo desiderio. Il pilota del mio cliente non si è fatto vivo, ma la Mini è già stata registrata per lo Speedcross. Ma non mi dire! Potrai superare le selezioni, ma dovrai dare il massimo per continuare. Lo Speedcross è una cosa seria, Mac. Non si scherza. Quelli giocano con regole tutte loro. Rav, cos'è successo al pilota del tuo cliente? Preferisco non saperlo. Buon viaggio, piloti. Qui è la curatrice. Oggi il vento del deserto porta notizie incandescenti.
Un pilota chiamato Tai sta sollevando un polverone, schiacciando alcune delle vecchie fazioni sull'asfalto. Chi è questo ragazzo? È single? Sembra che Tai possa anche riuscire ad approdare al rush dei banditi, ma a separarli ci sono decine di chilometri. Tai, amico, sogna in grande e continua a battere fazioni. Ma lavora sulla tua auto. Così non arriverà neppure alla linea di partenza del rush dei banditi. No, credimi, lo stiamo facendo. Questa è la voce delle strade. Piloti, oggi si terranno le prove del campionato di speedcross di Fortune Valley. Chi si qualificherà disputerà gare in 6 luoghi diversi di Fortune Valley contro i migliori piloti di speedcross che il paese possa offrire. Ok, caro speedcross, ecco a te, Mac. Prova per le qualificazioni, ottima. Ancora una e sei dentro. Piloti, la curatrice segue le qualificazioni del campionato di speedcross. C'è un pilota di strada che può trionfare in questo party sponsorizzato? Diamo loro un assaggio del fuoco di Fortune Valley. Ci sei, Mac. L'ultimo gradino per essere un pilota ufficiale di speedcross. Una bazzecola. Crazy to think in the 80s I wanted minx in the Benz to listen to Michael and Grand Puma Maxwell and get cast while I'm sucking on the mad low, too many shadows, pick up the shadow, can't see me but now I'm moving the fastest, I'm a 3D movie, no need a glasses, I'm a 3D movie, no need a glasses, hold my breath for 15 seconds. Non ci sono danni. Va bene.
dealer and sell legal arms in the hood. No backup check for cash in my palms if we could. Lack of respect get you to fall with boom. Mathematics, God language is in my blood. Art, music, letters and numbers. I'm a vessel, I'm humble. Meeting startups, I invest in my want to. Transform. Venendo sempre meglio. Così sei il pilota clandestino che si è qualificato. Bravo. Sono Jason Monroe, il re dello Speedcross. Puoi chiamarmi Barracuda. E se ti chiamassi Barry e basta? Ah, beh, divertiti prima che i pro ti facciano fuori. Ci si vede. Vanno alla grande. Certo. Conosci già il fantastico Mr. Monroe? Oh, intendi Barracuda? È il soprannome di Monroe. Wow. Ascolta, Mac. Monroe è un problema. Tratta i meccanici come servi. La prima regola è questa. Chiunque si prenda cura del tuo motore è automaticamente trattato da re. Ti ho insegnato bene. Yeah. Piloti, o dovrei dire piloti di Speedcross.
Il campionato di speedcross è approdato a Fortune Valley. Come al solito per lo speedcross aspettatevi derapate pazzesche, salti epici e tanta devastazione. Sembra proprio che Mr. Barracuda in persona, Jason Monroe, il campione in carica di speedcross, sia stato visto far fumare pneumatici per i fotografi fuori da Braxton. Ah, purtroppo solo i piloti sponsorizzati partecipano allo speedcross. Ma non sarebbe bello vedere uno dei nostri duellare direttamente contro il grande Barracuda? Insomma, ci sarà qualcuno in grado di farlo. Il campionato di speedcross di Fortune Valley è ufficialmente iniziato con il primo tracciato, il Canyon. Questo piacerà molto ai fan del fuoristrada. Bene, è ora di far vedere a quei piloti cosa so fare. Andiamoci dentro! Alla grande!
basta, Mac! È andata! Avete visto? Abbastanza bene. Oh mamma, colpa mia! Sono intoccabile! Stracciamo la seconda pista.